nel 2020 noi abbiamo prodotto e fatto circolare 6.000 miliardi di gigabyte di dati. Non solo, nel 2020 il tempo di raddoppio è stato di un anno, cioè noi nel 2020 abbiamo prodotto tanti dati quanti in tutta la nostra storia fino al 2019. Adesso quello che sta succedendo è che entrano in rete, oltre agli umani, dei dispositivi, Internet delle cose si chiama, dei dispositivi elettronici che parlano con gli umani, parlano fra di loro. Avremo le automobili che parlano con le automobili vicine perché se stanno a distanza troppo ravvicinata frenano, avremo il suo forno, il suo sistema di riscaldamento e il suo televisore si parleranno per ottimizzare i consumi di energia elettrica. Ci si aspetta che nell'arco di 3 anni entrino in rete 150 miliardi di dispositivi. A quel punto il tempo di raddoppio sarà di 12 ore, cioè noi in mezza giornata produrremo tanti dati quanti tutta la nostra storia. Per questo si chiamano big data, sono big. Pensate alla capacità di calcolo distribuita in tutti i nodi che integrano sensori e sistemi di calcolo che possono essere utilizzate per elaborare informazioni e fornire servizi, servizi che andranno sempre di più nella direzione di migliorare la qualità della nostra vita, di consumare meno energia, di avere servizi personalizzati, di avere città sempre più intelligenti, di poter gestire la mobilità utilizzando sistemi di calcolo che già sono presenti sulla rete. Anche qui in istituto è entrata per colpa mia, è entrata la quantum computation, la computazione quantistica, che è un modo per affrontare problemi di grande complessità. Il processo che noi facciamo con i dati è un processo che è sempre lo stesso, ma è molto interessante, perché è un po' il processo che un uomo fa quando impara qualcosa. Noi passiamo dai dati in una massa enorme di dati, noi cerchiamo di scoprire se ci sono dei pattern di correlazione, cioè se ci sono catene di dati che sono connesse le une alle altre in qualche maniera. Questo lo chiamiamo informazione, quindi il primo passo è che dai dati estraiamo informazione. Poi rifacciamo la stessa cosa, dove al posto dei dati mettiamo l'informazione e studiamo se ci sono dei pattern di correlazione fra informazioni. E questo, se ci pensa un momento, è quello che chiamiamo conoscenza. Conoscenza è informazione correlata, quando riusciamo a mettere insieme pezzi diversi a ricomporre un puzzle. Io sono uno di quelli che sostengono che l'intelligenza artificiale non supererà mai l'intelligenza dell'uomo. Non saremo mai dominati dall'intelligenza artificiale, perché noi abbiamo un cervello. Il tutto, il nostro cervello lo fa usando una potenza di 20 watt. All'intelligenza artificiale, solo per fare una delle funzioni più banali e elementari del cervello, che è la memoria, occorrerebbero 20 terawatt. Io al momento non credo, guardi, direi fino a che useremo tecnologia al silicio non riusciremo a avere una forma di intelligenza confrontabile con quella umana. Il ricercatore non si accontenta mai, una volta che un problema è risolto ci spostiamo su un altro fondamentalmente. Mi sto occupando dell'internet quantistico, il quale internet quantistico, devo dire, ha l'obiettivo di gestire applicazioni che l'internet classico non sarebbe capace di gestire. Il bit classico è un oggetto che può trovarsi in due stati on-off, ai quali attribuiamo appunto il valore aritmetico 0 ed 1. Il bit quantistico o qubit
può trovarsi non solo in questi due stati 0 ed 1, ma addirittura può portarsi in una sovrapposizione di questi due stati, il che vuol dire che può essere contemporaneamente 0 ed 1. È chiaro che un concetto di questo tipo ci confonde non poco. Per fortuna ci conforta la frase di Niels Bohr, uno dei fondatori della meccanica quantistica, il quale disse: se la fisica quantistica non vi confonde, allora non l'avete capita. Che cos'è la rete quantistica? Diciamo che è una estensione della rete di oggi, di internet, attraverso la quale, invece di scambiare informazioni in maniera, come si dice, digitale, quindi trasferendo 0 e 1, sequenze di bit di 0 e 1, si trasferiscono gli stati quantistici, le proprietà di particelle, per esempio di fotoni. La differenza fondamentale è che la possibilità di trasferire informazioni in questo stato, quindi utilizzando qubit invece di bit, dà la possibilità improvvisamente di aumentare drasticamente la quantità di informazione condivisa e trasferita attraverso internet. È possibile dire questo fatto, che i concetti ci sono, la teoria è a posto, però le apparecchiature che implementano questi concetti vanno ancora costruite. Già ci sono appunto dei protocolli che consentiranno di gestire, che consentiranno all'internet quantistico di gestire le votazioni sicure, la firma digitale quantistica, la trasmissione anonima sicura. Un'applicazione fondamentale, che è probabilmente quella che arriverà per prima, ci sono già esperimenti, applicazioni pratiche in fase molto avanzata, è in materia di sicurezza di trasferimento delle informazioni. Trasferendo informazioni in maniera quantistica è possibile capire immediatamente se l'informazione trasferita è stata compromessa nel passaggio dal punto di trasmissione al punto di arrivo. Quindi diciamo che non è possibile impedire che questa informazione venga osservata, ma è impossibile che venga osservata senza che questo sia immediatamente visibile a chi riceve e trasferisce informazioni. Quando sarà possibile mettere in rete computer quantistici e fare in modo che computer quantistici parlino tra di loro, come fanno oggi computer classici, sarà possibile risolvere problemi scientifici, fisica, ma anche problemi pratici, medicina, biologia, studi sui cambiamenti climatici, in una maniera che oggi non risulta possibile con le tecnologie classiche. Oggi addirittura parliamo di web 3.0, no? Cioè, in cui le persone condividono se stesse all'interno di questa rete, le proprie idee, le proprie informazioni. E il CERN continua a sostenere questo movimento. Per noi è estremamente importante la parte di apertura, no? La openness, la parte di trasparenza, la parte di neutralità di internet e del web, la possibilità per chiunque al mondo di partecipare in maniera uguale, in maniera condivisa alle opportunità che internet fornisce. Questa tecnologia, passo dopo passo, riesce ad avanzare. Stiamo lavorando sodo per dare dei contributi e per far sì che questo internet quantistico diventi una realtà.